Buonasera. Ho Buonasera a tutti. Allora, io sto già con l'angoscia per questo episodio. Vi dico la verità, sto già con l'angoscia perché secondo me, ciao Tunna, col fatto che ci siamo ritrovati qui da soli non è un buon segno. Audio, ok, perfetto. Allora, cioè io ho visto che non c'è proprio nessuno. Approfitto intanto che magari arriva gente. Voglio vedere che succede se qui faccio gioco a nascondino. Perché poi ieri non l'abbiamo fatto. Noi già sappiamo dove dobbiamo andare perché abbiamo visto che c'è Mary al laghetto. Ma gioco a nascondino e chi devo trovare? Io non credo che possiamo fare qualcosa, vi dico la verità. Andiamo da Mary. Ah, Omori, sei qui. Sono contenta che tu mi abbia trovato. Kel, Aubrey e Hiro e tutti gli altri bambini se ne sono andati. E c'è una fitta nebbia che avvolge l'intera foresta. Tutto tranne che qui, ovunque tranne che qui. Forse i nostri amici sono da qualche parte oltre l'acqua. Troviamoli insieme. Vuoi unirti a me? Sì. Grazie fratellino, sapevo di poter contare su di te. Ti terrò compagnia così non sarai da solo, so che lo odi. Non posso aprire il menu. Ah, queste quindi le frasi che sentiamo quando siamo sani, sono di Mary? Non hai più paura di annegare. Chi è quello? Ah, ma ce ne sono diversi. E ora ovviamente non ci sono più. C'è una casa. Qualcosa ti fissa dall'altro lato dello schermo. Ah. È vuoto. Un letto sfatto. Da molti anni che non viene usato. Hai trovato delle batterie. C'è qualcosa che mi fissa dall'altra parte dello schermo? Fammi vedere che è.
Queste cose spariscono. Una torre. Un attaccapanni. Un armadio è vuoto. Un camino. Questa è un'orchidea però. Oh, questa foto. Si tiene in piedi a malapena. Quella è Mary però. Quindi quella è Sunny con i genitori. Oh, Mori comunque. Non c'è luce qui. Olè! Vai con lo jumpscare! Tanto come te sbagli, quando c'è un binocolo è sempre così. Vai. Ma non c'è niente. Possibile che non c'è effettivamente un cazzo. C'è tutta acqua. Non c'è un cazzo. E vado avanti. Ah, amore, sono così fiera di te. Hai nuotato fino a qui, anche se sei sempre stato terrificato, sei sempre stato spaventato dall'acqua. Ma c'è un'altra grande cosa di cui tu hai paura, non è vero? Qualcosa un po' più difficile da superare. Che poi quel something è un palese richiamo a something, che è come vengono chiamate le paure di Sunny. Però io voglio vedere se qua c'è qualcosa, infatti. Però sono tutte case. Cioè, non c'è nulla. Sì, sto solo con Mary, gli altri sono spariti. No, ieri siamo tornati nella Nightburst Room, che è praticamente il mostro ci ha chiuso fuori dal White Space. Qua dubito ci sia altro, voglio andare a vedere dall'altra parte. Probabilmente sono tutte uguali queste case, però diamogli comunque un'occhiata, se sa mai.
Ma manco il cassetto mi fa aprire. Ma tanto, esatto. Ok. Vabbè, torniamo indietro e vediamo. Intanto sto caricando su YouTube la live di ieri, così domani la appo e siamo in pari. Quelli sono Hiro, Brickell, però. Sono spariti. Ah, e ridono. Si divertono senza di noi, sti bastardi. E quelli chi sono? Ridono comunque, quindi non lo so. Tanto la nebbia si infittisce. Credo di essere tornato all'inizio. Una tenda. Omori, sembra che tu abbia dimenticato qualcosa di importante. Ti sta bene così? Non ne sono così sicura. Ah. Hai già visto una volta queste tende prima? L'ultima volta che siamo andati al lago. Questa è la mia fermata comunque. Sapevo che non sarei dovuta venire. È solo che è tutto un po' più solitario senza nessuno. Beh, non è comunque il mio posto per dirlo, ma spero che tu sia ancora lì, Sunny. Mi manchi molto. Ah, come Sunny? Addio fratellino. Adesso è la Mary vera però. Non è più colorata di viola. È la vera Mary. Ok, erano apparsi tutti gli occhi. Dove mi porti? Un pozzo. Il pozzo era proprio quello che volevo visitare. Delle rane pescatrici. Noi in tutto questo respiriamo sott'acqua come se nulla fosse. M, la M in realtà ci dovrebbe servire. Perché se è welcome. Infatti. C'è un buco. Vuoi guardare nel buco? Ovviamente sì. Oh. Che bello. Meno male che mi hai fatto guardare.
Na 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 na
È una città sott'acqua. Torna quando avrai degli amici, che stronzo. Mazza che bel sonoro comunque che c'ha sto posto. Autostrada infinita. A Last Resort? Andiamo a Last Resort. Un po' di buche, ma non era così male. Torna quando vuoi. Lekkel. Ehi, Omori, finalmente! Dove sei stato, amico? Mentre eri via, tutti... Sono stati ingannati a firmare contratti, così adesso abbiamo tutti dei lavori. Ma in che senso? Mi scusi? Siamo cresciuti così in fretta? Il mio lavoro è di portare le persone al Last Resort. Questo è dove lavoro. Molto carino. Eccolo lì. Beh, però devo dire, questa cosa del lavoro non è poi così bella. Così perché non ci licenziamo tutti e andiamo via da qui? Hiro sta viaggiando un sacco per lavoro, ma so per certo che il lavoro di Aubrey è al quinto piano del Last Resort. Che fa, la Zogola? Dovremmo trovare lei per prima. Beh, mi faccio truffare così. Dalle mucche di mare. Perché stanno cercando tutti di vendermi qualcosa? La dinamite. Ehi Mary, guarda un po' chi si è fatto vedere finalmente. Omori, è bello vederti di nuovo. Ci siamo visti poco fa. Che c'è, Omori? Non sei felice di vedere la tua sorellona? Ah, è solo Omori che è Omori. Dopotutto non puoi rompergli le palle per il modo in cui ti guarda. Comunque stavo dicendo, il lavoro paga i conti, ma non è così bello. Così io e Mori siamo andati a cercare Aubrey e Hiro e poi andremo a trovare Basil. Oh sì, certo, è questo quello che volevamo fare. Sempre felice di aiutare. Fammi sapere se hai bisogno di qualcosa, ok? Ah, non ti preoccupare, Mary. Il capo mi ama, noi saremo fuori da Last Resort molto velocemente, non ti preoccupare. Se lo dici tu, Kel.
Questa è quella che stava al parco. Ghost Party. Non ce la faccio. Dove cazzo sono finito? Ah mio Dio, che tempismo impeccabile! Sembra che mi abbiate trovato nel mezzo della predica. Ho mandato delle lettere a diversi acquirenti chiedendogli di partecipare a questa bellissima festa, ma al momento non si è fatto vedere nessuno, neanche uno. Un fantasma un po' più sempliciotto si sarebbe arrabbiato, ma i miei sensi sopraffini mi hanno detto che sarebbe diventato, e se forse si sono semplicemente persi. Vedi, quando ho mandato i miei inviti, ho dimenticato di includere la direzione al locale. Essere un grande gentleman? Ho rifiutato di iniziare questo party finché tutti non sono arrivati. Sareste così gentili da aiutarmi a trovarli? Ah, grazie a Dio. Qua ci sono delle mappe, vabbè, bla bla bla, ci avrei un cazzo. Ok. Questi li compro perché sono utili. Questo pure ci serve. È cambiato il font, eh? Ci ha fatto andare nel buco. Una videocassetta etichettata Omori. Vuoi prenderla? Una videocassetta chiamata Basil. Vuoi vederla? Ma posso vederle tutte e due? No, cazzo. Basil spaventatissimo. Beh, solo questo. Non è che ci ha fatto vedere chissà che sta cosa, eh? Thank you.
fa, Fullo? Chi ha detto che potevi lasciare il tuo posto? Torna al lavoro! Ma che cazzo vuoi? Come Kell ha perso 119 glams? Ma vaffanculo, Kell! Perché è euforico? Devo andare al quinto piano per trovare Aubrey. Welcome to Black Space. La N non ci serve. Niente, ci attaccano. Bravo Kell. Bravo Kell. Probabilmente questo non è un bel momento, Mori, ma io devo davvero andare al bagno. Come dico sempre, quando devi andare, devi andare. Ah. Capito Kell, dove cazzo è il tuo bagno di merda? Qua? L'omino The Fall Guys. Ah, ragazzi, dove cazzo è il bagno?
Hai notato che Kelle non si è lavato le mani? Beh, che schifo. Fa cagare, Kelle. Sta bistecca. Poi c'è sala al 17, Kelle. Ok. Mary? Quello è un bell'ascensore, odore di profumo e fumo. Oh, ciao Mary. Ciao ragazzi. Vediamo adesso se ho capito bene. Aubrey dovrebbe essere al quinto piano. Perché non funziona? Ah, me ne sono dimenticato. Abbiamo bisogno di una carta per questo. Che coglioni. Olè, 102 ore di gioco! Meno male che posso scappare. Barbarossa. Non mi interessa la... Ah! Ma quanto è generosa lei! Quindi non posso prendere nessun... cioè non posso andare in nessun piano? Ah. Ciao Gio! Niente, abbiamo iniziato da una mezz'oretta. Sono Burtmo. Ok.
Ah, il succo di frutta non è per... Ma? Impiegato del mese, Hiro! Non so perché me l'aspettavo. Qui non c'è niente. Happy sta pulendo. Daisy dipinge. Honor bad tester, oh. Godo. Io credo che oggi, ragazzi, staccherò un po' prima comunque, perché ho veramente sonno. Aspettate che sto vedendo una cosa. Allora, intanto il video della puntata 4 di Omori è caricato, così domani ve lo metto. Una bambola con un'espressione vuota, non sembra che appartenga a qui. Vuoi gettarla? Senti, io prima di andare da Aubrey però mi voglio esplorare gli altri piani, perché voglio vedere di non perdermi nulla. Quell'agnello sono venuti qua in luna di miele. Ah. Un fedora. Fammi vedere se... Barbara Croa, Barbara Croa. Ah. Lui vende Life Gem. Would you like a free demo? Sì. Ah. Ah, ok, lui mi ha ucciso. Usa la Life Gem, funziona davvero. Piaciuta la mia free demo? Ah, sto scherzando, lo sapevo che ti sarebbe piaciuta. Oh, vedo che sei ancora ferito, non ti preoccupare, ti curerò. Bellissimo, ho preso due life gem a gratis, si gode.
Poi andiamo al quarto. Questi stanno a lavorare. Ah, ok, questo gli devo dare la mappa, sicuro. Ramen dal cesso che ci piace sempre. Qua c'è di nuovo Mary. Ma perché c'è una statua di Hiro? Il nostro impiegato del secolo. Bellissima. Andiamo da Aubrey. Ma che è la famiglia della l'albero genealogico suo? Non ci vuole far passare. Il capo della sicurezza. Godo. L'ho trovata, non la devo comprare, Sium, se no costava 595 vongole. Allora, prima di andare dal capo, aspettate, vado a pia Questo non ci serve. Ci manca la W, la T e la S, mi sa.
La WTPS. A copre. Non vedi che sono occupata? Respira, Aubrey. Non sei una segretaria. Basil è sparito e noi dobbiamo trovarlo. Oh mio Dio, è vero. Come ho potuto dimenticarlo? Dobbiamo trovare Basil. Oh, sei tu, Mori? Non è così semplice, Kella. Abbiamo firmato i contratti, ricordi? Aubrey, dove sei? Di nuovo tu, Kella? Penso di averti mandato molto lontano da qui. Molto divertente. Nel mio ufficio, Kel. Ora. Dannato Kel, mi farei licenziare. Non lo so, non è bellissimo? Rachel che fischiava. Ok. Come dice il contratto, devi accettare di lavorare per me.
senza pagamento per il resto della tua vita. Ora, il contratto è una promessa e tu non infrangerai una promessa, non è vero? Dannazione, è vero, non possiamo infrangere una promessa. Che facciamo, Aubrey? Mister Joseph, ma è vero che ti abbiamo fatto una promessa. Ma abbiamo anche promesso di trovare il nostro amico Basil. Vero. Quindi devi lasciarci andare. Penso di poterlo rispettare. Una promessa è una promessa. Ti lascerò andare, Aubrey, ma devi portare Gael con te. Già, possiamo portare con noi mio fratello Hiro. Sei davvero simpatico, Kel. Vuoi che ti dia Hiro? Hiro è il miglior lavoratore che io abbia mai ingaggiato nella mia vita. La sua presenza aumenta il mio output di lavoro del 700%. Sarei un matto a lasciarlo andare. Potrei anche considerare di pagarti uno di questi giorni. Sarebbe un onore, signore. Che lecchino. Non così in fretta, Hiro. Hai del lavoro da fare. Così mi ferisci, Hiro. Non hai dimenticato il nostro contratto, vero? Io ascolto Aubrey non per un contratto, ma perché è mia amica. Mi dispiace, Mr. Joe, insomma. I miei amici sono più importanti di un pezzo di carta. Bravo, Hiro, diglielo. Di un misero pezzo di carta? Così mi manchi di rispetto, ragazzi. Ti ho portato qui che non avevi nessuna esperienza e adesso sei l'impiegato supremo. Non saresti nulla se non fosse per me. La punizione per rompere un contratto è la morte. Ti insegnerò a rispettare i tuoi superiori. Sareste così gentili da mostrare a questi ragazzi l'uscita?
vecchia, Made in Force. Non voglio che mandiate via questi bambini, lo capite? Vabbè, gli abbiamo fatto malissimo. Voi ragazzini siete forti, ma non importa questo adesso. Iro non è l'ultimo impiegato supremo della mia forza lavoro. Ne ho un altro. No, Pluto? Non ci riconosci? Siamo tuoi amici. Scusa, Kel. Non è niente di personale, è solo, sono solo affari. Bella hosta. Ma chi è All Might? All Might!
palesemente All Might, regà. Il tuo flex è migliorato molto, giovane Kel. È palesemente All Might, raga. Voglio caricarmi poi l'energia per fare l'all out attack. Sì. All Might. Sembra Jiren anche. Ok. Mo possiamo fare release. Siete diventati tutti così forti. Ma anch'io. Questo mo si è bustato a schifo. Fullo, c'ha un sacco di vita. Godo! Ben fatto, ragazzi!
Avete fatto molta strada, ma non sono ancora finito. Però godo, io ho fatto via esperienza a tutti. Omori al 20, Obri al 20, Kel al 19, Hiro al 19, si gode. Siete diventati davvero forti. Sono così fiero di voi, ma ho ancora un lavoro da fare, ho intenzione di finirlo. Reggetevi forte, bambini. Questa è la definizione di potere. No, che fa tipo un super flex. Va bene, finitela. Ma in che senso? Dai, Pluto, ho già perso un impiegato del Sium oggi. Non voglio perderne un altro. Ma io li posso sconfiggere, signore, mi dia un po' più di tempo. Ah, non ti preoccupare, Pluto. Non farò altre mosse rischiose oggi. Vattene a fa' culo. Non te ne pentirai. Non c'è davvero nulla che posso fare per farti rimanere, eh? È un peccato. Avresti potuto raggiungere il tuo vero potenziale qui. Il capo dei coccodrilli è uno squalo, sì. Prima di andare vorrei soltanto dire che dopo aver rapito tutti i miei amici dopo aver rapito tutti i miei amici e averci ingannato a firmare un contratto ambiguo, penso comunque che tu sia un bravo ragazzo. Hiro, questo potrà sorprenderti, ma io ho sempre pensato a te come il figlio che non ho mai avuto. So che farei grandi cose fuori da qui. Adesso andatevene, non vedete che sono occupato? Vabbè, possiamo andare a cercare Pesi, via. Quattro pinne all'orizzonte, gli Street Sharks, umanità. Ok. Sushi. Sostituta di Obri. Questo non ci serve. Beh, ma che famo sta zona? L'archiviamo così? Cioè non c'è niente? Anche perché io Basil dove lo vado a cercare? Scusa. Ricordate come siamo finiti qui? Beh, lo sai, ho avuto uno strano sogno. C'eravamo tutti noi che eravamo caduti lungo un buco nero. Ah, quindi loro sono finiti qua? No, Fullo, non so niente. Non ho veramente idea. È strano dove ti porta la vita. E così andremo a cercare Basil adesso, no? Sì, giusto, Kel. Dobbiamo cercare Basil. Pensate che Basil possa essere da qualche parte all'Astra Resort? No. Non è il tipo di persona che gli piacerebbe queste cose. Non lo so, lo è.
Perché non chiediamo a qualcuno se l'ha visto? Buona idea, Kel. Beh, siamo comunque molto lontani da casa. Vabbè, Tun, puoi dirmelo, nel senso, io ne so, più della metà del gioco, tre quarti del gioco, cioè... Io penso di averla passata la metà del gioco, perché Sunny ha 3 giorni per fare il trasloco. Siamo al terzo. Cioè, noi giochiamo 4 giorni di Sunny. Il giorno 0, il giorno 3, il giorno 2. E adesso stiamo giocando l'ultimo giorno prima che parta, quindi secondo me non manca tanto. Cioè, però non so il gioco com'è strutturato, perché poi magari manca un giorno di Sunny, ma nel mondo di Omori fai un botto di cose prima della fine del gioco. Non lo so. I capelli di Basil sono più... Stanno a fare un disegno di Basil. Che stai facendo al mio capolavoro? E da quando Basil ha un naso così grosso? Ovviamente arriva Hiro e lo disegnerà tipo da paura. Beh, così più o meno? Non posso guardare. No. La metà l'ho superata, ma di poco. Minchia, bello lungo allora. Allora, dice attorno al pozzo. Mary, che ci dice? Cosa hai fatto mentre ci aspettavi, Mary? Oh, niente di che. Ho detto ciao e ho provato a parlare un po' con tutti quelli che passavano. Sembra stancante. Dai, Mary, diccelo. Chi è la persona più interessante che ti è venuta incontro? Beh, vediamo. Intorno a quest'area ho visto dei turisti e i Gator Guys. I Gator Guys sono un po' selvaggi, diciamo, ma una volta che si aprono poi ti raccontano tutto. Molto carino incontrare anche... È molto più carino che incontrare anche i turisti. Kel, perché sei un coglione. Un tizio di nome Snaily. Ok. È caduto in un buco. Ok, posso andare qua, però aspetta, fammi andare al pozzo. No, ma forse devo andare direttamente lì, aspetta. Ecco la S. La S ci serve. Ok, l'autostrada subacquea. Quella è Sweetheart. Siamo i ragazzini che hanno quasi rovinato il tuo matrimonio. Perché continuate a farvi vedere?
come va la vita da sposata? Ah, la vita da sposata è una barzelletta. Ma le tue nozze erano state letteralmente ieri. Oh no, quindi vuol dire che tu hai Space Husband. Vorresti dire Space Ex Husband. Aspettate, raga. Eccomi, allora, dicevo. Ah, quel povero ragazzo. La mia vita ha finito il cerchio, tipo. È più ovvio per me adesso, adesso più che mai, che il mio cavaliere non esiste. Dai, non dire così, sweetheart. Sì, vabbè, tanto è la quarta volta che gli dicono sta cosa, cioè. Cosa? Che fa? Dovremmo seguirla o cosa? Sento che ogni volta che Sweetheart si fa vedere succede qualcosa di brutto. Quando arriva il disastro, tipo, lei è a capo di esso. Ok. Thank you.
vabbè, ok. Vabbè, penso di doverla fare per forza questa cosa. Basta che mi fa passare. Forse qua ti ci fa andare per non pagare? Posso dire? Questo è per voi. Vabbè, dai! Ah, beh, meno male. Dove sono? Palle, dai. Thank you.
così poco danno quel braccio. Aia. Mazza, comunque i nemici ti danno un botto d'esperienza adesso, eh. Più danno meno sono i nemici. Questa mossa di Aubrey e Kel è veramente forte, eh. Dai, che tumore, non chiamare rinforzi. No, via, non
frega cazzo. Ok, raga. Come vi ho detto, oggi stacco leggermente prima. Dovrei streamare comunque domenica, eh. Però vedo se riportare LOL o se continuare Omori. Anche se continuare Omori è comunque un'ottima opzione, perché mi sta piacendo davvero davvero tanto. Io faccio solito raidino. Noi ci vediamo. Vi aggiorno sul gruppo. Ricordatevi che domani esce la puntata di ieri di Omori.